Signore e signori, buonasera, stiamo per iniziare, mancano 15 secondi, la tensione alle stelle, vi farei vedere la faccia di Antonio in questo momento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amiche e amici di Radio Eco, buonasera a tutti e benvenuti alla terzo round di qualificazione di Eco Pursuit. Siamo molto emozionati. Il nostro giochino Onorato. Preferito per rovinare il sabato dei conduttori di Radio Eco. Io sono Pietro Tempesti e qui con me abbiamo tre concorrenti di eccezione oggi. Come vedete non li devo nemmeno presentare, ci pensa già la grafica. Ma partiamo prima le signore. Camilla Speranza. Basta guardare lì, tra l'altro. Guarda, sì. Camilla Speranza, direttamente da Cine & Co. Cine & Co, oggi doppiamente rappresentato perché oggi derby. Oggi derby di Cine & Co. E questo derby di Cine & Co è interrotto, è dimezzato, si è messo in mezzo alla contesa Emanuele Aldiccioni. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. E in fondo. Oggi Radio Eco Gentleman, attenzione, il nostro Radio Eco Gentleman Antonio. Buonasera o buon pomeriggio, diciamo che sono un po' in mezzo. O buona mattina. Sono un po' in mezzo. Sì, cioè, esatto, sì, è condiviso qua. Esatto. Da qualche parte io mi dovevo mettere, esatto. Di conseguenza bene, sapete già che le regole stanno per arrivare. Le regole sono le seguenti: 4 round di qualificazione, questo è il terzo. Non so, forse sarà anche l'ultimo, devo decidere. I vincitori dei round si sfideranno in una finalona. Ci saranno 60 minuti di battaglia pura, vera, durissima. Ovviamente non ha cambiato il nome del mi guardate un secondo, vabbè, guardo io. Tanto non vedete la mia faccia in questo momento. Controllo che su Twitch sia tutto a posto. Intanto perché... voglio dire, sai che schifo di rimanere in chat così eventualmente aiuta. Posso usare l'aiuto, grazie. Esatto, datemi un secondo che vado qua a controllare che sia tutto giusto. Sì, no, invece ha preso tutto giusto a parte i tag, vabbè. Bella. Sì, vabbè, ci piace, li teniamo. Sta facendo lo streaming di Trivial Pursuit. Ok, tutto a posto, siamo gli unici in tutto il mondo, probabilmente. Va bene, queste sono i nostri. Queste sono le nostre regole. Avete avuto tutto il tempo per leggerle. Ricordatevi dell'importanza degli aiuti, fratelli e sorelle carissimi, perché dovrete necessariamente aiutare i nostri concorrenti dalla chat. I loro co-conduttori nei programmi li aiuteranno da casa, essendo chiamati al telefono. E infine ci avete un passo per una domanda. Vi ricordo che il passo non vi fa cambiare argomento, ma solo la domanda all'interno dell'argomento. Si lancia il dado per decidere l'argomento. 1 è geografia, 2 è spettacolo, 3 è storia, 4 è arte e letteratura, 5 è scienze e natura, 6 è sport e hobby. Vi ricordo che questo Trivial Pursuit è del 1981, l'Italia non aveva ancora vinto il quarto mondiale e l'hobby principale era l'alcolismo. Noi ci dissociamo da questa cosa, però purtroppo era così. Una domanda, quindi ci possono essere domande di Zelda? C'è una domanda bonus, okay. Che oggi sarà a tema Zelda, okay. Ve lo dico subito, non andremo a transigere sul fatto che le domande bonus avrete una domanda alla volta che vi conterà come due domande esatte, okay. Le domande di oggi saranno tutte a tema Zelda. Perfetto, quindi, ottimo. Spero siate preparati sull'argomento, se non lo siete sarete banditi dalla radio almeno fino al 25 maggio quando vado in pensione. Bene, signori, chi vuole iniziare? Antonio. Antonio, hanno detto Antonio. Come si fa a dire di no a Camilla quando dice vabbè. Antonio, Antonio, tira il dado. Ma non si vede che noi ci fidiamo. Sei. La prima domanda è di sport e hobby. Ok. La prima domanda di oggi è: qual è la particolarità di un parabellum? Mo ti voglio vedere. Parabellum? Sì. Dal latino para, che significa bellum, che è la guerra. Sì.
Quindi un parabellum, quindi penso che sia una nave. Ok. Una nave. Una nave. Una nave, sì, una navavela. Qui quindi possiamo arrivare dovunque. Esatto. Quindi la particolarità è che è senza timone. Allora, penso sia un'arma che spara proiettili blindati. Ah, ok. Ovvio, no? Vabbè, però bellum, diciamo. Bellum perché è un'arma molto bella. Esatto. Dal latino bello, no, vuol dire molto bello. Emanuele, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Il terrore scorre sul tuo volto prima di lanciare il dado per la prima volta. Il suo ragionamento mi è piaciuto tantissimo, bravo. Ah beh, sì, però sei stato bravissimo. Quindi Emanuele dice che se indovina la risposta, per correttezza dà il punto ad Antonio. No, mai. 5. 5 è scienza e natura. Come si chiamano i caratteri dell'antica scrittura egizia? Geroglifici. Continui a guardarmi con terrore, ma la risposta è esatta. Emanuele indovina la prima domanda di questo primo round di Eco Pursuit e può tirare nuovamente il dado. Ah, di nuovo, wow. Sì. 5 di nuovo. Scienza e natura. Il nostro biologo preferito ci saprà dire cosa ha inventato Samuel Colt. La risata. Questa è la tua risposta. Samuel Colt. Che non è nemmeno una risata isterica, tra l'altro, no? No, ma chi? Samuel Colt. Ha inventato Samuel qualcosa Colt nella scienza e nella biologia? Sì. Cosa può aver inventato? Chiedi alla chat un suggerimento. La chat? Vuoi chiedere alla chat subito? No. Tanto io un punto già. Maria ce l'ho. Paola sta facendo il tifo per te. Oh, grande, grande, carissima. E anch'io ho fatto il tifo per lei in tutti questi giorni. Allora, vabbè. Cosa può aver inventato? Un apparecchio per il diabete? Mai sentito parlare dell'arma Colt qualcosa? Evidentemente coltello. No, è una revolver. La rivoltella. Esatto, il revolver è stato inventato da Mr. Colt. Quante cose si scoprono? Quante cose si scoprono? Epoca Pursuit, noi siamo contro l'utilizzo delle armi, esatto, ovviamente. Però negli anni '80 evidentemente non lo erano. Per fortuna la nostra società, almeno in Europa, si è evoluta. Camilla! Eccomi. Lancia pure il dado. 1. Geografia. Qual è la quarta lingua più parlata dell'America del Nord? Quarta. Allora, escludendo quindi inglese e spagnolo, che quarta saranno prima e seconda. Sì. Ok. C'è una comunità molto grande di francesi in Quebec, dove si parla solo francese. Non so se è abbastanza per essere una quarta lingua, sicuramente non è la terza, non mi vengono in mente altre lingue, quindi dico francese. Allora, io penso che sia la terza. La terza? La quarta, dovresti saperlo, sapendo che tutti i nostri nonni sono emigrati in America, così la quarta lingua è l'italiano. Pensavo fosse magari la terza. Negli anni '80 era l'italiano. C'è il rischio che escono domande sull'Unione Sovietica. Sì, c'è scritto URSS ogni tanto nelle domande. Quindi spero siate preparati sulla storia della Guerra Fredda. Ok. Antonio. 5. Scienza e natura. Qual è il popolo più longevo del mondo con una media di aspettativa di vita superiore ai 74 anni? Scusa, puoi ripetere? Qual è il popolo più longevo del mondo? Ma popolo inteso come nazione? Ok, non continente, ok. Più longevo del mondo con una media di aspettativa di vita superiore ai 74 anni. Allora, in America no, perché gli americani sono stupidi, quindi ti dico subito che non è un popolo africano. Ok, è su questo, diciamo. Io mi sa voglio darti la so questo inizio, questo indizio importante. L'ha aiutato. Ok, quindi non è un popolo africano per motivi che non stiamo qua a spiegare. Camilla la sa, quindi puoi torturarla americani per farti dire le non sono gli americani perché non ci arrivano a 74 anni, perché o si sparano tra di loro o muoiono di obesità. Ottimo. In Europa, perché in India poi comunque, in Cina,
Sai che la Cina un po' mi... La Cina. Ho un dubbio sulla Cina, perché comunque ad anno d'esclusione in India non campano, per validi motivi. In India non campano. Secondo me campano in India. No, perché non lo so. E in Italia non arriviamo a 74 anni. Moriamo anche noi di obesità. Dai, anni 80. Negli anni 80 fulminati dalle lavatrici. E quindi io direi Cina. Palo, fratello mio. L'Italia. Era il Giappone. Io avrei detto Giappone. Cioè, il Giappone è anche conosciuto come popolo molto anziano. Esatto. Ma infatti io ero convinto che fosse l'Asia. Però L'Asia. Volevo dire il continente. Infatti, Asia volevo dire. Emanuele, tieni sempre una domanda di vantaggio rispetto agli altri. Puoi avvicinarti ancora di più alla laurea con una domanda di... Io non voglio il 5. 5! No. No. Grazie Maria Paolo per le analisi sociologiche, sì. Di cosa è fatto il 63% del corpo umano? Di acqua. Di acqua! Complimenti Emanuele per aver risposto a questa domanda incredibile. Penso che i complimenti a Antonio oggi non verranno mai fatti. Di alcol. Sei. Che gara è la 5 mulini? Sport e hobby. Tu la sai? Forse. E io pure, forse. 5 mulini. Gara di pane. Sono dei muli piccoli i 5 mulini. No. Una gara di pane. Allora, 5 mulini. No, io sono un scusate, ho un piccolo momento di difficoltà. Open my bar adorata. No. Vabbè, vai sul verde, vai sul verde, premi il verde. Il verde! Questo è un momento importante, perché se Maria Paola è in chat attiva e lei mi sa dire che cos'è la gara dei 5 mulini, è arrivato il momento di giocarsi l'aiuto alla chat. Sì. Maria Paola, se ci sei, chat, dai, aiutate Emanuele, diteli che cos'è la gara, che gara è la 5 mulini. Calò il silenzio in chat. Perfetto. Don Quixote, una gara di cavalli. Una gara di cavalli. I mulini a vento. Almeno aspetta, aspetta, che qualcuno scriva. No, io così faccio i posti. Ok, un di corsa, mi ha scritto Maria Paola. Gara di corsa. Ma è generico, vabbè, cioè nel senso. Maria Paola ha scritto gara di corsa. Ah, ha scritto qualcos'altro. Ma va mal, mi va male. allora scusa, ma non sei affidabile. Io mi sto giocando una laurea, Maria Paola. Non è la domanda di laurea, però con questa la prossima sarebbe appunto proprio la domanda di laurea. Corsa campestre. Corsa campestre, va bene, dai. Ma è una corsa podistica. Esatto. Tu non avessi aggiunto campestre, te l'avrei una buona. Dai, una corsa, dai. Non va bene internet. Non va bene internet. Cioè, in un buco di paese. Allora, sarei tentato di dartela buona soltanto. Ma non è vero. È una corsa podistica, non una corsa campestre. Podistica con i piedi. In Olanda, credo. Come tutte le corse. Podistica. Mentre quando fai la corsa campestre, corri coi campi. Ti metti i campi sotto le scarpe, esatto, e corri, no? Cosa sono i campi? Con le scarpe da ginnastica? No, come? Vabbè. Open my basta. Vabbè. Penso di aver confuso. Diciamo che è come quando all'esame il professore ti vede titubante su una risposta e allora continua ad indagare, esatto, andando a fare sempre più dettagli. Te non sai niente. Vabbè, mi sono giocato allora, un direi che malissimo. Diciamo. Allora, se Maria Paola non avessi detto corsa campestre, una gara di corsa te l'avrei data buona, devo essere sincero. Però va bene. Maria Paola, questa qua me la leggo, Ora sono costretto a passare la palla a Camilla. 1, geografia. Sempre. Dopo la quarta lingua. No, allora sempre il 5, a me sempre l'1.
Allora, questa è una domanda molto interessante. Ci sono più abitanti negli Stati Uniti o nella Comunità Europea? Perché non era unione in quel momento. Negli anni 80, tra l'altro. Negli anni 80. Maria Paola, mi dispiace, ma sai com'è? Cioè, a Corsa Campestre, se fa miglia e miglia, a mille siepi, vai a saltare le siepi, così e tutto, sullo sterrato, lì penso sia una corsa olandese, immagino, i Cinque Mulini, che appunto corre in Olanda, nelle varie zone dei mulini, quindi è un, diciamo che campestre podistica era la discriminante. Ma io ho una domanda. Le domande qui le faccio io. La Comunità Europea si intende l'Unione Europea o l'Europa? No, facciamo che vada a cercare. Facciamo che vada. Allora, diciamo che dovrebbe essere Comunità Europea, Europea intesa come Unione Europea. La vecchia CE, però, Comunità Economica Europea. Esatto. Ai tempi era Comunità, ne hanno tanto. C'era stato trattato di vabbè, non lo so. Non lo so io parlare. Ora cerco su internet. Vai. Abitanti in Europa, abitanti in Nord America e prendo questi due numeri. Ma è Nord America, quindi. USA, scusa, Stati Uniti. Ah, ok. Ok. Maria Paola ha scritto: guardate l'area programmi, il gruppo. Cos'è successo? È arrivata una foto. Ha fatto polemica. Ho paura. Ho paura che ci sia una polemica. Un ricorso in atto. Attenzione, c'è un ricorso in atto. Effettivamente è una corsa campestre. No. Ai ai ai. È incredibile. Attenzione, attenzione. E quindi quindi torniamo indietro. Mi vedo costretto ormai a fare questa domanda a Camilla e poi torniamo da Emanuele e andiamo avanti con la domanda di Laurea, tra l'altro. Grazie Maria Paola. Hai ragione, hai ragione. Hai fatto benissimo, hai mandato la prova. Il notaio sono io, ho visto tutto. Quindi visto dicevamo, dicevamo. Io penso intenda l'Unione Europea. Noi si intende Unione Europea. Lui non poteva sapere che sarebbe arrivata l'Unione Europea. Beh, allora... E ti do la risposta basandomi su Google. Google. Ok, allora direi Stati Uniti. Sbagliando. Hanno la metà gli Stati Uniti rispetto all'Unione Europea. Tutta l'Unione Europea. Sì. Volevo sbagliare. Emanuele, io sono da te per una domanda di laurea. Devi tirare il dado. Io voglio spettacolo. 4. Arte e letteratura. Vabbè. Chi ha intitolato l'autobiografia Storia primaverile di un fiorellino bianco? Ci sono le opzioni. Ok. Questo per farti capire la domanda. Santa Teresa, Alcide De Gasperi, Licio Gelli. No. Storia di un fiorellino bianco. Non penso proprio. Come si chiama? Storia della storia primaverile di un fiorellino bianco. A meno che questo fiorellino sia una loggia massonica, non penso. Un fiorellino bianco. Allora, se è un riferimento politico, il fiorellino bianco potrebbe essere qualcosa. Alcide De Gasperi che cos'era? Era comunista. Non sarò io a rispondere. Allora, non, è una laurea. Storia, capisci, a me questa è la tua tesi. Storia primaverile di un fiorellino bianco. È molto così confetti, molto candida, molto paese delle meraviglie. Io non vado nemmeno a vedere la risposta, proprio la voglio scoprire. Perché con tu la te. Sai? No, ovviamente no. Sarebbe facile dire Madre Teresa il fiorellino bianco, però una che si scrive... Intanto è Santa Teresa che non è Madre Teresa di Calcutta. Non era ancora stata fatta santa nell'81. Però infatti. È la stessa persona o no? No. No. Ah. Santa Teresa è una santa. Non mi ricordo a che periodo storico appartiene, ma penso un po' retro. Madre Teresa di Calcutta è stata fatta santa recentemente. Mi ripeti di conseguenza, opzioni, le opzioni sono Santa Teresa, Alcide De Gasperi e Lucio Gelli. Licio Gelli. Tu lo conosci, Licio Gelli? No, lo conosco veramente. Un guardo alle risposte. Dai, se dico Santa Teresa è facile, un fiorellino bianco.
per giocare su stereotipi, però io non lo farò. Non giocheremo su stereotipi, noi siamo emancipati, noi siamo contro gli stereotipi e quindi la tua risposta è... E quindi io è... dico la più improbabile, Alcide De Gasperi. La risposta esatta è... Santa Teresa di Lisieux! Mi dispiace Emanuele, ci vediamo dopo. Gli stereotipi vincono sempre, questo è l'insegnamento. Esatto. Anche perché Alcide De Gasperi era democristiano e Licio Gelli era massone. Antonio. Vai. Lancia il dito. Ah, è vero, giusto. 3. Storia! Quale primo ministro inglese è stato soprannominato la Lady di Ferro? Ah, ok. Margaret Thatcher. Non, nemmeno la soddisfazione, un po' di suspense. Vabbè, la risposta è esatta. Bravo, Antonio, bravo. No, basta. Ok. Però non so, ti mette sempre un po' l'ansia a rispondere a questa domanda. Sì, vai, hai tirato già il dado. 2. Spettacolo. Okay. Emanuele, ora scoprirai perché non volevi spettacolo. Le domande medie di questo, di questa domanda erano le seguenti. Vabbè, questa è facilissima. Cosa aveva sul viso Bobby Solo al Festival di Sanremo del 1964? Una lacrima. Esatto. Antonio, in un colpo Tireni si porta a pari merito a Emanuele e va per la terza domanda. 3. Storia. Come sono stati chiamati i Vangeli di Marco, Luca e Matteo a causa della loro affinità? Vi ricordo che per questo, proprio per non fare discriminazione di religione, per questo Trivial Pursuit, gli eventi narrati nei Vangeli sono realmente accaduti. Perché non è così. No, è così, ovviamente, però... Nel caso in cui ci fossero dubbi. Non lo so, nel io... senso, nel caso in cui qualcuno professasse un'altra religione, mi spiace per lui, ecco. Io dico... apocrifici. Allora, i Vangeli apocrifi, un canto, erano quelli in cui non erano riconosciuti. Erano chiamati, non la leggo nemmeno, erano chiamati Vangeli sinottici. Ok, non lo sapevo. In quanto sono quelli che, rispetto a quello di Giovanni, che tra gli altri è l'unico che ha vissuto davvero con Gesù, è... discordante. Diciamo, più che discordante, sono più sinottici perché fanno più la sinossi di quello che è realmente accaduto. Quello di Giovanni è un pochino più anche... emotivo, emozionale, proprio perché era innamorato. No. Giovanni si chiama amava, amava Dio. Sì, Giovanni fisicamente non si sa. Giovanni viene chiama se stesso nel suo Vangelo il discepolo che egli amava. Non diciamo niente. Non diciamo niente. Era il discepolo prediletto di Gesù, questa anche cosa. Anche perché diciamo se analizziamo l'ultima cena di Da Vinci. Io direi che possiamo passare alla domanda di Emanuele prima di avventurarci in un ginepraio dal quale potremmo non uscire più. Prego. Sei sport e hobby. Lo sport e hobby di oggi è: qual è il numero massimo di set in un incontro di tennis? Va bene tutto, ma questo. Sono 6. 3. 5. 5. No, vabbè. Ah, sei game. Io come sempre saprò rispondere alle domande degli altri. E quindi adesso la domanda che Camilla sbaglierà arriva adesso perché sta a lei. E sarà di geografia. No, spettacolo. La domanda fortunata di spettacolo di oggi è già arrivata, quindi preparatevi. Contro quale organizzazione lotta il commissario Cattani nello sceneggiato La Piovra? Ok, questa... Questa chiaramente, vedete se lo sapete, non la so. È facile. Dai. No, ok, questa la so, la so. Il commissario Cattani. Il commissario Cattani. La mafia. Sì. Proprio la mafia! Sì! Dov'è? Qua? Sì, no, è questo! Brava Camilla, complimenti. 2 risposte esatte, siete tutti a pari merito. Mattei, la possibilità di... approcciare la laurea se indovini questa domanda, che sarà di sport e hobby. Quando passa questa è sempre bello.
sport e hobby abbiamo come sono, no, ma che, natura e scienza. Da quale paese viene l'agopuntura? Dalla Cina. Sì, ma almeno dacci il gusto. Cioè, proprio così, senza nulla fare. La risposta è esatta. Prima laurea della giornata. No, non è la laurea della giornata. Ero troppo emozionata perché la sapevo. Non sono abituata a questo. A secco, emozioni. Così crudele quasi nei confronti di noi poveri mortali che stiamo facendo questo gioco insieme a lei. È il momento della domanda di laurea. Camilla, tira pure il dado per scegliere il tuo argomento. 4. Arte e letteratura. Secondo tentativo di oggi per ottenere la sciagurata laurea in arte e letteratura, la domanda è la seguente: qual era il soprannome della figlia di un panettiere romano amata da Raffaello? È una laurea, cioè. Allora ci pensiamo un attimo. Ah, fantastica. Sì, sì. Ah, fantastica! Di la figlia di un panettiere. La figlia di un panettiere romano amata da Raffaello. Farinetta. Bella. Allora, sei giusto. Nel mio multiverso personale è così. È così. Vediamo se nel multiverso del gioco è vero. Si chiamava tipo Giovanna, una roba del genere. La risposta è esatta, eh? La Fornarina. Open my... Oddio, quasi, quasi. Brava. Peccato, 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 Camilla. Peccato. Palla ad Antonio. Grazie. Buttiamo e uno. Uno, geografia. Olè. Come si chiamavano i due aeroporti di Milano? Come si chiamano tuttora i due aeroporti di Milano? Cioè, perché sono spariti. Malpensa e Linate. La risposta è esatta. Si va per la laurea, dottor Senisi. Veloce. Uno. Geografia. Oh. Laurea in geografia. Domanda di laurea. In quale lingua? Ok. Obrigado significa okay. Grazie. Allora, ci sono due lingue, ok? Sono due lingue. No, è una la risposta. Vabbè, sì, però quella è madre una. È il... No. È il brasiliano. Cioè, però... No, aspetta, aspetta. Non ho risposto. Sì, non però hai già detto. Non ho risposto. Perché la lingua madre è il brasiliano. E l'altro è il portoghese. L'altro è il portoghese. Ok. Convincimi. Vai. Okay. L'altro è portoghese. Ora non mi ricordo effettivamente qual è. Qual è nata prima? Qual è l'originale? Qual è l'originale? Tu pensa ai fatti storici, Antonio. I portoghesi erano navigatori, conquistatori. I brasiliani, diciamo, giocavano bene a pallone. Giocavano bene a pallone, quindi penso. Sì. Sono stato a Lisbona, quindi io dico portoghese. Io non ho parole. Oh no, è brasiliano. La risposta è esatta, eh? Ma perché il brasiliano non esiste? È vero, volevo dire il Brasile, volevo dire effettivamente, vabbè. La risposta esatta è portoghese, okay. Chiaramente è il momento in cui cambiava canzone, vabbè. Antonio vince la prima laurea di oggi in... geografia. Ho rischiato di fare una figura. Hai rischiato di fare una figura di merda. No, no, l'hai fatta comunque. L'hai fatta. Vabbè, sì, perché ho detto il brasiliano è una lingua. Il brasiliano potrebbe essere venuto prima del portoghese. Esatto. Effettivamente sì. Confuso sui fatti storici. Però vabbè. Antonio ottiene la prima laurea di oggi. Si porta in grande vantaggio rispetto agli altri. Maria Paola, ti salutiamo. Grazie. Ciao, per averci fatto compagnia in questa mezz'ora di gioco. Palla ad Emanuele per vedere di recuperare. Ah, non continua lui? Non continua lui perché ha preso la laurea. 2. 2 è spettacolo. Ecco. Quale attrice inglese aveva un tocco di classe? Tante. Ti dico solo per aiutarti che un tocco di classe è in corsivo, quindi in genere è protagonista di Classia. Classia. Inglese, quindi che viene dalla Gran Bretagna. Esatto. Dal Regno Unito. Del Regno Unito, che già esisteva negli anni 80. Già esisteva nel 1300.
Aspetta, sto pensando. Tranquillo. Quindi inglese. Inglese. Okay. Sì, non sta prendendo assolutamente tempo con questi sotterfugi che credi che non abbia usato nessuno. Io. No, lui. Io. No, 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 mi viene in mente nulla. Ci credo. Però tu la conosci, è conosciuta. Certo. Open my bara dorata. È tua amica. È nella bara dorata. No, non ho idea di chi sia, ho letto la risposta. Margaret Thatcher. Ma io sono particolarmente anche ignorante su questi argomenti. Shirley Temple. No. Suona simile. Glenda Jackson. Ah, peccato. Peccato. Ah, ok. Ah, Glenda Jackson. Camilla, per favore. Vai. La Sofia Loren in inglese. Sei sport e hobby. In quale squadra di calcio statunitense ha giocato Giorgio Chinaglia? Celebre Giorgio Chinaglia. No, no, giocatore del Frosinone, storico. Grazie, lo conosco solo grazie a Rino Gaetano. Bella domanda. Fammi pensare a tutte le squadre di calcio americane che conosco. Soprattutto negli anni 80. Negli anni 80. Cose squadre di calcio americane degli anni 80. Sì, sì, sì. Che non so nemmeno si chiamano come i nomi delle città o hanno dei nomi. Puoi partire dei nomi. Se mi dai il nome della città te la do buona. Se mi dai il nome della città te la do buona. Philadelphia. In New York Cosmos. Mi dispiace Camilla, ma devo tornare da Antonio che può continuare ad amministrare il vantaggio, anzi cercare di prendere il largo. Due. Domanda di spettacolo: quanti attori hanno avuto una giornata particolare? Ah, che bello. Posso chiedere aiuto a Camilla? Anzi, quali attori hanno avuto? Allora, quali? Scusate, mi puoi dare un range temporale di che anno è? Non ne ho idea, ovviamente. Ah, perché non è prima dell'81. Vabbè, lui chiaramente. Noi la sappiamo. Ah, ok. Però quali? Allora, io ti dico Gina Lollobrigida. Ok. Okay. Bravo. Più di quanti attori? Almeno posso sapere quanti sono. Due. Due, sono ok. Due, sì. Gina Lollobrigida e Gassman. Vabbè, tanto è sbagliato. Ragazzi, prego. La Loren e Mastroianni. Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Mi dispiace. Il buon cuozzo ti va per il suo omonimo Antonio. Grazie, grazie. Due. Due. Due, 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 spettacolo. Come erano chiamati nei primi anni 60 cantanti come Gio Sentieri, Tony Dallara, Adriano Celentano, eccetera? Gli urlatori. Esatto, esatto. Emanuele ci fa vedere tutta la sua cultura e va a giocarsi la domanda di laurea in 4. Arte e letteratura. Il tuo più acerrimo nemico ti rincontra. La tua laurea in arte e letteratura te la giochi con questa domanda. Quale librettista di Giuseppe Verdi ha scritto la musica di un'opera? Che cos'è un librettista? Quello che scrive, quello che il libretto. Che scrive il libretto. Ha scritto la musica di un'opera. È un artista celeberrimo, oserei dire. Non è vero. È sarcastico. Cosa te lo fa pensare? Adriano Celentano. Celebre. Si chiamava Luciano. Celebre, non si chiamava Luciano. Ma non è che mi puoi dire tutti i nomi del nomiario italiano, no, sperando di beccarlo. Non, lo so. Non si chiamava lo so. Luciano. Non era Lucio Dalla. Anche perché so. Che ne so, fai il nome di fantasia più bello che ti viene. Però tipo che deve essere dell'Ottocento. Contestualizzato. Gioacchino. Arrigo Boito. Ecco. Ah, Arrigo Boito. Ragazzi, cioè, stiamo parlando delle un applauso a Arrigo Boito che ci segue sempre. Camilla, dispiace che se arriva Emanuele arriva a delle situazioni assurde. Io sono lì. E poi io chiaramente sottotono. Poi perché te non sottotono, posso reggere il sì. confronto. Vediamo se lanciando il dado ti arriva una domanda della giusta cultura. Due. Prego, due. Quale Miss Italia divenne una star del cinema e sposò un famoso torero? Ah, vabbè. Dai. No.
Non lo so, aspetta, ci penso. Siamo qui. Lui l'ha frequentata. L'ha frequentata. Anche il figlio. Esatto. E il nipote. E tutti. Probabilmente anche il quadrisnipote. Comunque penso che con... e anche il figlio ti abbia dato un aiuto. Sì, riflettendoci. È vero. Purtroppo sì. Però non mi... cioè... ah, no. Ah, no. Oddio, non so se è tra l'altro una delle prime Miss Italia. Quando è iniziato Miss Italia? Nel 1534. Ah, ecco. Dopo gli archivi ora. Storici della RAI ci dicono che... ok, ok. Puoi provare. Tanto se non lo sai non indovinerai mai. No. E, no, cioè, e andando a vedere la risposta penso che l'aiuto di Emanuele no, non ti possa aiutare. No, non credo. No. No. No, non ha vinto, no, Miss Italia. L'ha vinto Lucia Bosé. No, vabbè, non ci sarei. Penso madre di Miguel Bosé. Okay. Antonio, una laurea e una domanda esatta. Due. Domanda di spettacolo per te. Chi ha vinto nel 1986 il Festival di Sanremo con no. E adesso tu. Allora Antonio, se la sbagli. No. Se la sbagli, cioè nel senso, se ascolta la canzone so tipo... grazie al cazzo, no. Ti direi. Però così a bruciapelo non me lo ricordo. Tra l'altro stavo per cantarla dandoti un aiuto. E infatti che canta, come fa? Non ci è... Dopo che la rispondi la canto e me la devi dire. Ok, ok. E adesso tu. Guarda, ti aiutano dalla chat dicendo, sai che schifo, non dice so che io. Non lo sa nemmeno lei. Quindi perfetto, occhio. Quindi diciamo è inutile chiedere anche l'aiuto. Esatto, caso. Puoi provare a chiamare al telefono qualcuno. Vabbè, chiedo l'aiuto in chat, sai che schifo. Questa domanda giusto, per principio ragione. Potete usare, vi ricordo che avete a disposizione l'utilizzo di internet voi che siete, esatto, a casa. Esatto, infatti Donatella per questi piacere. Questi potenti mezzi. Ok. Emanuele, per favore. Così, adesso tu. E adesso tu. Sanremo 86. Sanremo del 1900, dov'è? 86. Non sono i Jalisi. Non sono gli Africa. Ok. Non è Marco Mengoni, che penso sia nato nell'86, tra l'altro. Sotto le note di questa canzone è stato non procreato. Non è Enzo Barbarella. I Mattia Bazar. Non sono Mattia Bazar. È la tua risposta. No, 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 aspetto. Però ora ci stavo pensando. Quindi non è Arrico Boito della domanda di prima. La canta l'ex della Hunziker. Ti fa anche lei il riddle. Dai, dai. Eros Ramazzotti. E ci sei. No, Donatella, lo potevi dire, no. Adesso tu. Ah, ti fai gli indovinelli. Esatto. A dare un senso ai giorni miei. Sì, è proprio Eros Ramazzotti. I Mattia Bazar. Dei Mattia Bazar. Celebre Eros Ramazzotti dei Mattia Bazar. Grazie, vi comunico, Donatella, un bacio. Vi comunico che Antonio vi ha superato di una laurea piena. Sì, sì, quindi sì. Sei sport e hobby. A quale regione appartiene il piatto di pasta alle sarde? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ha un hobby il cibo. Principalmente pesca. Il mio hobby. Come pasta con le sarde dovrebbe essere siciliano, mi pare. Risposta esatta, okay. Antonio, grande cultura culinaria. Tiri per la seconda laurea. 5. Laurea in scienze e natura. Di che colore è la polvere di diamante? Allora, un diamante è trasparente, quindi... Ottimo, un diamante è anche per sempre, se è per questo. È su questo, quindi... Ma è un colore... È un colore preciso o qualche variazione? È un colore. Rosso Valentino, queste cose così. No, è un colore. È un colore. Grigia. Palo, ti direi, perché è nera. Nera, wow. Nera. Quante nera. Cose si no. Nera. Quante cose si scoprono grazie a Antonio. Emanuele. Non è perché essendo no. Trasparente, quando viene polverizzata, la luce non passa, quindi diventa esattamente. Nera. C'è la spiegazione pure. Ora giustamente ragione. Geografia. Sì. Quale celebrata sì. Santa è nata a Rocca Porena in Umbria? Santa Chiara. No, Santa Teresa. Allora, Santa Chiara è Assisi. Però è Umbria, eh.
effettivamente stavo per darti come inizio. Pensa alle sante dell'Umbria. No, non è Santa Chiara, è Santa Rita Raccascia. Ah, da Cascia. Da Cascia. Da Cascina, sì. Santa Rita da Cascina. Tra l'altro Santa Risa, Santa Rita, Santa Rita, avvocata delle cause perse. Un secondo. Scrivetemi se c'è un problema. Alza il volume di nuovo dell'audio, per favore. Esagerato. Camilla, puoi tirare il dado? Arrivo. 4. 4 è: in quale opera di William Shakespeare muoiono quasi contemporaneamente i quattro protagonisti? A occhio Emanuele la sa. Allora, a orecchio sicuramente Antonio la sa. Sogno di una notte di mezz'estate, direi di no. Rimangono, può darsi di sì. Rimangono un paio di opere. Quattro protagonisti. Amleto. La risposta è esatta. Brava Camilla, puoi rispondere alla domanda di Laurea. Non c'è. È andata via. Prego. 3. Laurea in storia. Se rispondi correttamente a chi è succeduto a Yuri Andropov alla guida dell'Unione Sovietica. Gorbaciov. Konstantin Serenenko. Mi dispiace. Purtroppo. Ma Antonio può provare ad allungare con una domanda di scienza e natura. Ho mangiato il microfono. Quanti astronauti russi hanno messo piede sulla Luna? Dai. Noi stiamo parlando degli anni 80. Anni 80. Adesso 275.000. All'epoca? All'epoca. È qua il microfono, eh? Allora, Yuri Gagarin, citato prima, è stato il primo uomo nello spazio. Non sulla Luna. Ripeto la domanda, sulla Luna. Sulla Luna, ok. E ai tempi, negli anni 80, non so, zero. La risposta è esatta, okay. Bravo Antonio. Che puoi rispondere a una domanda di laurea. Seconda laurea in arrivo. Tira pure Antonio. 5. Laurea in scienza e natura. Come può essere lo strabismo? Di Venere. No, sono due tipi di... No, sono due tipi di strabismo. Okay, ho ragione. No. Come no? No. Non era scoperto da Renato Tanto lo strabismo di Venere. Ok. Due tipi di strabismo. Vogliamo i termini scientifici, tecnici. E... Allora. Comunque ne possiamo cagare. Sì. Ma io non avevo dubbi. Strabismo. Non la sai, Antonio. Occipitale. Allora, ragioniamo insieme. Hai sbagliato. Ragioniamo insieme. Quindi l'occhio è strabico quando va o così, esatto. O così. E come si, interno come ed si dirà? Esterno. Divergente, ah, o convergente? Sì, vabbè. Era molto. Vabbè. Emanuele. Troppo complesso. Geografia. Quante tripoli ci sono in Africa settentrionale? 2, 4, 8. Ci sono tante tripoli. 4. 2. Libia e Libano. Camilla. 5. Come si chiama? No, ho sbagliato. Quale marmo si ricava dalle Alpi Apuane? Il marmo di Carrara. Il marmo di Carrara! Camilla, puoi rispondere per una laurea. 4. Laurea in arte e letteratura. Se mi dici chi è la fidanzata di Braccio di Ferro, come si chiama? Ti guarderò con sguardo severo finché non rispondo. No, aspetta, ci posso arrivare. Non me la ricordo benissimo, ma ci posso arrivare. Non si chiama Antonio. Si chiama Olivia. Non si chiama Emanuele. Brava. Allora, dillo te. La risposta è esatta. Olivia. La risposta di Camilla è esatta. Può andare a sborronzarsi
per festeggiare la sua laurea mentre tira Antonio per una domanda di storia. Allora, in questo momento, se nei 20 minuti che ci separano dalla fine vi ricordo che avete tutte a disposizione la domanda bonus da 2 punti su Zelda. Ok. Intanto hai tirato 3 storia. Qual è la moneta minima? Qual era la moneta minima dell'antica Roma? Minima? Sì. Il sesterzo. L'asse. Non lo sapevo. Non c'è un sesterzo. Però non lo sapevo. Vi ricordo che con se indovinate la domanda bonus fate 2 punti invece di 1. Ok. Quindi non conviene in questo momento Emanuele e Antonio, che hanno già 2 punti, gli basta 1 punto. Emanuele, tira pure. 6. In quale disciplina olimpica si disputa una gara di nuoto a piacere di 300 metri? A piacere. A piacere. Cioè io decido cosa voglio nuotare. Esatto. No, aspetta, io decido di fare la gara di nuoto o di quanto no, lunga? No, la gara di nuoto c'è. È lunga 300 metri. Ti dico subito che non è l'Eco Pursuit. Ok. No. No. Mi dispiace. Ragionaci, c'è una gara di nuoto ed è di 300 metri, ma te puoi fare cosa ti pare. Qual è la disciplina che prevede questa cosa? Allora, una disciplina dell'atletica, perché dell'atletica. Il nuoto. Eh no, il nuoto non okay, puoi decidere. Ok, ma ci sta, piscina. Una disciplina dell'atletica. Ok. Quindi i 100 metri piani. Non sono i 100 metri piani. No, ma quelle tipo bicicletta, corsa, nuoto, che non so come. Ok, tipo pentathlon, triathlon, decathlon. Dovresti sceglierne una, appunto. Decathlon. No, a Decathlon puoi comprare le pinne. Non lo so, 300 metri triathlon. 300 metri pentathlon. Vedi? Il triathlon mi sembra sia 1 chilometro. Io avrei detto stile libero. Io ti leverei la laurea. Vedete? Camilla, prego. Vuoi rispondere alla domanda bonus o vuoi provare a... Io quanto sono solo alla laurea adesso? Sì, esatto, quindi sei a 0. Sì, ok. E allora provo prima la cosa normale. Prima la cosa normale. Prima la cosa normale. Tira il dado. 5. Cosa sono le lacrime di Giobbe? Pasticche alla camomilla, una pianta tropicale o antichi documenti ebraici? Pasticche alla camomilla? Antichi documenti ebraici o una pianta tropicale? Le celebri lacrime di Giobbe. Una pianta tropicale. Ma sì che sia una pianta. Ovviamente è una pianta tropicale. La risposta è esatta. Bene. Camilla, sei a una risposta corretta nella tua rincorsa al sorpasso di Antonio. Puoi continuare a tirare o rispondere alla domanda bonus. Ma la domanda bonus è su Zelda, vero? O no? Sì o no? È probabile. Perché? Perché dipende come mi sento ispirato in questo momento. Perché io non ho mai giocato a Zelda, quindi allora è di sicuro su avrebbe, Zelda. Cioè, non avrebbe molto senso andare sulla domanda bonus. Non pensi? Penso. Potrebbe, cioè, è un tuo rischio. Potrei fare una domanda di un altro argomento. Mario Kart. Vabbè, mi sento ispirata a domanda bonus. Ok, allora ti alzo la musica. Perché questa colonna sonora che sta passando in questo momento è un remix di una celebre colonna sonora del mondo dei Pokémon. Molto celebre, famosa anche per aver causato degli incubi. Mi sai dire a che città appartiene? A che città? A che città del mondo Pokémon appartiene questa colonna sonora? Allora, io sento sia necessario fare una premessa. Non hai mai giocato nemmeno a Pokémon. Okay. Non mi era possibile giocare. Era vietato. Era vietato. Questa comunque ho scelto questa perché è famosa anche per altri discorsi. Appunto, è una colonna sonora famosa per aver portato dei disturbi di ansia e panico. Se vuoi ti faccio sentire quella originale. Va bene, sentiamola.
Abbassami il volume, Antonio, grazie. Bravo. Open my bar adorata. Le città dei Pokémon non sono città normali. Milano. Alza pure il volume. Amsterdam. Le città dei Pokémon. Questa non era molto ansiosa. Questa era la colonna originale. Aiuto. Ah, è vero, grazie. YouTube, se blocco il telefono. Non lo so. Mi sembra. Ti rimetto l'altra perché sennò sì. Mi sembra un po' una cosa allucinogena. Sì, no? E infatti è quindi famosa la sindrome di questa città. Catanzaro Lido. Probabile. Non cioè, la c'è sai. Una sindrome che si chiama come una sindrome città all'interno del mondo dei videogiochi, cioè che è stata riscontrata su alcuni bambini ragazzi che hanno ascoltato questa colonna sonora. Guarda, è vera questa cosa. È una creepypasta. Sì, sì, no, è una creepypasta, ma è vera. Funghettolandia. La bella, celebre bella sindrome di Lavandonia. Mi dispiace, no. Camilla, la tua domanda bonus non è fallita. Non ha portato niente a non ha portato frutti. Ho sentito sotto, cioè, avevi 50 e 50 perché l'altra metà delle colonne sonore che stanno passando sono di Zelda. Sì, sì, no, poteva andare sentito solo male. Ho sentito questa e poteva quindi andare solo male. 5 hai detto? Sì. Scienza e natura? Basta. Sono i pavoni maschi o le femmine ad avere la bellissima Dai. Coda? Dai, ma che ma perché? Ma queste sono domande, ho paura a rispondere, perché io magari sono convinto delle. Ma tu giustifica la tua risposta, così c'è. Non lo so, perché gli uomini devono corteggiare, non animale, quindi io direi i pavoni uomini. Sì, è giusto, okay, è giusto, rilassati, è la risposta esatta. Sì! Puoi premere il tastino rosa, per favore, domanda di laurea. Hai tirato il dado? La laurea che vuoi provare a prendere è quella in spettacolo. In quale film di Marco Ferreri, Gérard Depardieu, okay, si evira con un coltello elettrico? Ma non lo so. Chiedo l'aiuto. Non puoi, da casa. È una laurea. Ah, non posso. Da quando agli esami puoi chiedere gli aiuti? Effettivamente. Lui la sa. No, non è vero. Gérard Depardieu. Sì. Si evira. Sì. Con un coltello elettrico. Okay. In un film di Marco Ferreri. L'uomo senza palle. L'ultima donna. Ah, ok. Io gliela darei buona. Diciamo che. Palle. Prego, Emanuele. Allora, sei. Situazione molto critica. Sport e hobby. Quale giocatore di calcio è stato soprannominato Pierino la Peste? No, io non la so. Non so nemmeno io. Il celebre Pierino Prati. Ah, certo. Ma io non, della non ho risposto. Ah, non lo so, questa era, non era la risposta. No, volevo chiedere un aiuto. Ah, attenzione, Pietro. Ah, però, allora sono costretto fanculo a fare un'altra domanda. Sono costretto a fare un'altra domanda. È corretto. Però devi chiedere l'aiuto. Prima che aiuto vuoi chiedere e poi faccio la domanda. Chiedo l'aiuto da casa. Puoi chiedere l'aiuto da casa per la seguente domanda. Nella box come si chiama un colpo dal basso in alto? La sapevi questa? Assolutamente no. Perfetto. Chi vuoi chiamare dei tuoi cari commilitori? Io forse la so. Io forse pure. No, Controllo, ma cioè, penso sia sono, abbastanza ci facile. Ci sono tipo sì, due esatto nomi dei colpi della box. Non mi guardare così. Così e così. Così e così. Che sono no, siamo vabbè, in chiamata con Nicole. Qualcuno l'avvisi. Oltre alle gambe c'è. Quando vedrai il telefono capirà. Con chi siamo in chiamata? Siamo in chiamata con Nicole, forse. E penso proprio che non risponderà. Cosa te lo fa pensare? Mezzo musicale. Momento più bello delle live quando si chiama la gente a freddo. Siamo donne. Oltre le gambe c'è di più. Scusa, qual era la domanda che mi hai fatto?
come si chiama il colpo nella box che va dall'alto verso il basso? Dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto. Gesto che può ricordare un celebre. Vuoi provare a chiamare qualcun altro sapendo che Jessica ci abbiamo provato appunto settimana scorsa ed è al lavoro? Io di Andrea non mi fido molto. Ottimo. Prova a chiamare Andrea, se no la lancio a indovinare. Abbassate un secondino, no, l'altro. L'altro. La chiamata è in... Alza pure. La chiamata è in arrivo. Buongiorno, oh, buongiorno! Bentornato buongiorno, buongiorno. In Eco Pursuit. Questa volta il tuo compito è quello di aiutare Emanuele nella seguente domanda. Andrea, dai, veloce. Nella box, come si chiama un colpo dal basso verso l'alto? Montante. La risposta è esatta! Complimenti Andrea, per due volte hai salvato la vita dei tuoi compagni. Best teammate ever, complimenti, grazie mille. Grazie. Puoi tornare a fare qualsiasi cosa tu stessi facendo. Ciao ciao. Ciao ciao. Senza esitare, che bravo. Sì, era tipo la domanda più facile che ti potesse capitare. Io avrei detto gancio. Ottimo, che è da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. Ma non importa, perché la risposta è giusta ed Emanuele perde il suo secondo aiuto, l'aiuto da casa. Il più scarso di tutti sono. Però lo perde andando a rispondere a possibile domanda di laurea. San Diego, aiutami tu. Sei San Diego. Dove si trova San Diego? Dove si trova San Diego? No, in California. Ottimo. Ho vinto. Ma la laurea. Domanda è: di che nazionalità è Ilinastase o Ilienastase? Ci sono le opzioni? No. Com'è che si chiama la tipa? Intanto è un lui. Ah. Partiamo male. Ed è Ilie, non so come si pronunci, Nastase. I-L-L-I-E. I-L-I-E. Ilie. Come Iliad, ma al posto di Addicee. Io non lo so, io voglio vincere una laurea. Io non lo so. Io vorrei tante cose, caro Schifo Emanuele. Dice tipico nome calabrese, è vero. Ma, cioè, per esempio, se parla spagnolo, devo dire la nazionalità, la nazionalità precisa. C'entra che parla spagnolo. Cioè, magari, che ne so, dico Venezuela, ma in realtà è Bolivia. Non vale. No, domanda. Se ci si avvicina geograficamente. No, dai, io dico... Oddio. Nastase, facciamo. Io non so nemmeno cosa dire, capito? Cioè, mi ha confuso questa affermazione. Cioè, se ti chiedo la nazionalità e mi dici Venezuela, la risposta è Bolivia, è sbagliata. Mi sembra ovvio. Ok, allora, non la dirò. Romania. Abbassa il volume. No, l'altro. La risposta esatta è Unione Sovietica. Romania. No! No! Veramente. No! Con questa canzone commovente. Commovente. Non ti posso credere. Complimenti, no, Emanuele. Grazie San Diego. San Diego è effettivamente dalla tua parte. Il protettore di Eco Pursuit. San Diego, protettore di Eco Pursuit, è apertamente schierato con Emanuele Aldiccioni, che prende la laurea e passa la palla a Camilla. Tre storia, chi fu protagonista del processo per il bitter avvelenato?
trama del nuovo True Crime Podcast. Elisa True Crime. Il Ed Sheeran. Il bitter avvelenato. Pacciani. Vinicio Capossela. Perché non usate gli aiuti voi che li avete? No, no, stavo scherzando. Brava. Sì, chiedo l'aiuto della chat. Chat, dite a Camilla chi fu il protagonista del processo per il bitter avvelenato. Prego, chat. Open my bar adorata. A me non hai tolto l'aiuto. Sono corretto e lo dico. Aprite. A me non hai tolto l'aiuto. Hai ragione, bravo. Ma premio onestà. Ma se non risponde nessuno, non l'ho usato. praticamente tanto sì. Lo levo ad Antonio. Open my bar adorata. Chat, vi prego. Se c'è qualcuno vi prego. È il momento di comparire. Abbassa un pelo il volume della musica. Grazie. Mi sa che non c'è nessuno. C'è nessuno. Tranquillo. Allevi. Eh? Ah, non il nome. Sì, è Tranquillo Allevi. Tranquillo Allevi. La risposta esatta è Renzo Ferrari. Mi dispiace. Chi è stato? Mi dispiace sia per Sei che Schifo. Mi dispiace soprattutto per Camilla, che perde l'aiuto e il turno. Antonio, ora non so se Sei che Schifo ha le preferenze. Lo dice Google. Il cartoncino dice una cosa diversa. Qui comanda. No, magari c'è stato un secondo esatto. Processo e non è più lui il colpevole. Scusate. Come prima. Possiamo controllare. No, però nel senso è giusto. Io qua mi oppongo. Ma se lo dice Google. Però negli anni 80, no? Ma Google appunto, non lo sapeva. Magari c'è stato un altro processo recentemente. Hanno incastrato il velo colpevole. Magari là tranquillo là, Allegri. Forse è stato colui che l'ha fatto, non che l'ha subito. Colui che ha fatto il gesto. Non tranquillo, che Allevi avvelenato dal bitter. Però non l'ha avvelenato. Non è il processo. Non è il protagonista. Sì. Del processo. È la vittima. Chat, mi hai deluso. Rip. Mi hai deluso profondamente. Sai che schifo. È sua moglie, Renata Lualdi, di 13 anni più giovane, da qui alla postina. Dentro la scatola c'è una bottiglia di vetro chiusa da un alla buona con un tappo di sughero, accompagnata da una lettera intestata con il marchio del bitter San Pellegrino. Caro signore, poiché avremmo intenzione di lanciare sul mercato questo nuovo operativo. Comunque mi sa che è passata un'ora. Sì, è proprio passata un'ora. Siamo tutti e tre là. No, purtroppo non. Cioè, c'è scritto che è questo Ferrari. Mi dispiace dirtelo, quindi. È strano. Piccolo errore perché. Lui non è protagonista del processo. Il povero Tranquillo Allevi, perché ci ha lasciato le penne. Tra l'altro, salutiamo Tranquillo Allevi che ci segue sempre. Ciao. Grazie. E. Ciao. E mi dispiace anche se che schifo. Dai, datele. Purtroppo non funziona così. Antonio, ultimo giro. Okay. 5. Scienza e natura. Tanto per cambiare. Chi ha scoperto la vulcanizzazione del caucciù? Posso cambiare. Puoi cambiare, okay, hai il male. Passo. Meno male. Che cos'è il caucciù? Un vulcano, caucciù, credo. No, il caucciù un è un materiale bomba. Tipo un vulcano. È la vulcanizzazione, quindi pensa al vulcano.
Il cacciù è quella gomma che si estrae dall'albero, che non mi ricordo. Altra domanda: quale fu la prima bibita gassata messa in commercio? Mi ha la voglia di dire l'acqua. Frizzante. No, vabbè. È la Coca, credo, Coca-Cola. L'acqua di soda inventata dal signor Schweppes. Hai visto, no, che era l'acqua, lo sapevo. È no, la Schweppes. La soda. L'acqua di soda inventata dal signor Schweppes. Peccato. Quindi Antonio chiudi a una laurea, come tutti, del resto. Emanuele, te sei a zero. Sai che schifo, perché ha detto, hai indovinato il punto, ci è rimasto malissimo. Spiace, non è colpa tua. Cioè, un po' sì, però. un po' sì. Nel senso che hai fatto la laurea e sei a zero risposte esatte dalla laurea. Vuoi provare con la domanda bonus ad arrembare oppure vuoi fare la scalata? Non era nemmeno la Fanta. Era la soda. Era la soda. Ma o vuoi fare la scalata verso il successo? Se la fai sui Pokémon, io non so rispondere. No, ora sta Zelda abbastanza di sicuro. No. No, okay. No. Chi lancia canta pure la sigla Pokémon? Cristina D'Avena, posso dire, ma Giorgio Vanni. Quindi cinque. Nemmeno questa. 5. Scienza e natura: quale scienziato italiano è considerato il padre dell'antimateria? Scienziato o scienziata? Scienziato. Scienziato. Galileo Galilei. Emilio Segre. Lo sapevi? No, beh, però Galileo era poi probabile. È italiano. Camilla. Così. No. 3. Storia: quale potenza nemica di Roma disponeva di una flotta di 5.000 navi? Non è facile. L'impero bizantino? Cartagine. Cartago dell'Enda Est. Vale come risposta esatta. Per bisogno. Vale come per la mia cultura. No, beh, perché qui una laurea. Perché lo sapevo questa cosa. No, bizantino, direi che non ci siamo con Cartagine. No. Ragazzi, no. È finito. È finito il tutto. Turno. Abbiamo vinto. Avete perso tutti e tre, in realtà. Abbiamo vinto tutti. Abbiamo vinto tutti. Sì. Allora, no, molto semplice. Adesso c'è la procedura di spareggio. Vi farò a tutti le domande degli argomenti dei quali non avete preso la laurea. Ok. Quindi partendo da Antonio. Io non mi ricordo neanche dove l'ho presa la mia laurea. Geografia. Ok. Io quindi Antonio avrà una domanda di spettacolo, una di storia, una di arte e letteratura, una di natura e scienza, una di sport e hobby. Emanuele avrà una domanda di geografia, ora, di storia, di spettacolo, di arte e letteratura, di natura e scienza. Camilla di geografia, spettacolo, storia, natura e scienza, sport e hobby. Non posso usare più aiuti. Ovviamente niente, okay, più aiuti. Vai, siamo carichi. Antonio! Vai! Fate forte il cuore. Sì. Chi è l'interprete di Magnum P.I.? Oddio. Si chiama. Posso dire il colore di pelle? Voglio andare sì. Non credo. Voglio la risposta. Samuel Lee Jackson. Non mi ricordo come si chiama. Perché era sempre lui. Perché è Samuel L. Jackson la risposta esatta di tutte le domande del trivial di Tarantino. Purtroppo non di questo, la risposta era Tom Selleck. Okay. Avanti. Chi si è suicidato con la moglie e i 5 figli nello stesso momento di Adolf Hitler il 29 aprile del 1945? Il tenente. Proprio lui, incredibile. Vuole sapere proprio il nome. E certo. Hi. Bene, terza domanda. Cosa semina Pollicino per ritrovare la strada? Briciole di pane. Briciole di pane e sassolini. Va bene, la risposta sì, briciole di pane. Quindi una risposta. Cosa ha pubblicato per i ciechi nel 1784 Valentino Hoi? H-U-Y. Ma per i ciechi dalla Repubblica Domanda Ceca. Di natura e scienza, eh? Quindi ciechi con la I. Ok. Cosa ha pubblicato? Sì. Nel? 1784. Cioè, c'è il nome specifico? Cosa ha pubblicato nel 1784? Il primo
delle lettere per, per i ciechi. Traduci in un linguaggio comprensibile all'essere umano. L'alfabeto coi punti, che non mi ricordo come si chiama in termini scientifici. L'alfabeto poli. Posso dire l'alfabeto per i ciechi? Il primo libro in Braille, che è l'alfabeto dei ciechi. Okay. A voi scegliere se dare giusto questo scempio o no. Non lo so. Facciamo di no, dai. Non lo accetterei davvero, no. Io. Di che colore è la maglia del vincitore del Tour de France? Oddio, aspetta. Gialla? Risposta esatta, okay. Bene. Antonio colleziona due risposte esatte, portando il suo totale di lauree provvisorio a 3. Dobbiamo battere 2. Dovete battere 3. Quindi due risposte esatte su 5. Che suona molto più, suona molto male, molto più devastante. Emanuele, per te niente domande di sport e hobby, domande di altre materie. In quale città Madre Teresa ha installato la prima missione? Madre Teresa, non Santa Teresa. Non lo so, Calcutta. Calcutta, sì. Poi, chi è stato il primo interprete di Strangers in the Night? Thanks. Oddio, sono indeciso. Frank Sinatra. Frank Sinatra, risposta esatta. Attenzione, aiuto. Già ho perso. Già sei a pari punti con Antonio. Terza domanda: quale consigliere artistico? Quale consigliere artistico della famiglia reale inglese era una spia russa? Andiamo avanti. Chi la, questa qua. Non lo so. Il re Carlo. Non Anthony Blunt. Chi è stata la persona più giovane ad essere nominata nei Who's Who americano? Nel Who's, nel Who's Who, Who is Who americano? Io li odio gli americani e i loro nomi del cazzo. Spider-Man, Tom Holland. Chi è stata la persona più giovane ad essere nominata nel Who's Who americano? Che cos'è Who's Who? Quella è anche una domanda. Cioè negli anni 80, cioè avevano tre programmi, evidentemente uno era Who's Who. Opera. Chilli Temple. No! L'avevo detto prima. Ritornano tutte. Esatto. Madre Teresa. Qual è il colore del diamante Queen Elizabeth II? Rosso. Rosa. Anche te concludi con due risposte esatte su 5, quindi manteniamo la parità. Camilla, ti potresti auto-escludere dall'ultima fase, dal pareggio, facendo meno di due risposte esatte. Con più di due risposte esatte vinci. Non avrai una domanda di arte e letteratura. Partiamo con la domanda di geografia. In quale città sarda si celebra una grande festa per Sant'Efisio? Cagliari. A Cagliari, esatto. No, molto basic. Vabbè, però. Vabbè. Ci sta. Prossima domanda: com'è la gente secondo l'esordiente regista Robert Redford? L'esordiente. Chissà. Stupida. Chissà. Malvagia. Comune. Il resto, l'esordiente sconosciuto, esatto, registra. Non so che. Cosa ha dato fama mondiale al giovane industriale lombardo Stefano Casiraghi? Dio. Al giovane industriale lombardo? Sì. Giovane industriale lombardo Stefano Casiraghi. Silvio Berlusconi, giovane ai tempi. Non lo so, la sua passione per le auto. In realtà è il matrimonio con Carolina di Monaco. Come si chiama la traiettoria apparente del sole in un anno? La traiettoria apparente, specifichiamo. Fermo, Sì.
ci sto pensando, eh. Mi fido. Il moto ellittico. Eolittico. Eclittico. Eclittico. Attenzione, era. Quasi, dai. Che sport si gioca su un campo lungo 23,77 metri? Le domande peggiori sono uscite a Camilla. Io pesco un cartellino a testa, esatto. Sì, troppo. Non so, le bocce. Però il tennis. Anche questo è tornato. È tornato, esatto. Allora, Camilla, grazie per aver partecipato. Grazie, abbiamo abbiamo vinto noi. Adesso voi vi sfiderete invece come secondo epica. Open my bar adorata. No, non c'è. Ok, dopo questo momento di alto spettacolo, la sfida è la seguente. Risponderete alle domande sul quale avete preso la laurea adesso. Quindi Antonio avrà una domanda di geografia, Emanuele avrà una domanda di sport e hobby. L'altra non conta. L'altra è là. Quindi quella che abbiamo preso nella prima fase. Esatto. Ok, ok, ok. Ok. La domanda per Antonio. Ma come, aspetta, scusa. Come funziona? Chi risponde prima, Antonio? È tipo un tipo i rigori. Okay, no, esatto. No, no, no. A oltranza. Non è a oltranza. Ah, ok, ok. Decide lui. Decide lui quando finisce il gioco. Allora, intanto rispondete correttamente entrambi o sbagliate entrambe la domanda, poi ci si pensa. Ok. Ma quello lo so. Non c'è mai arrivato a questo punto. Esatto. Dove si trova il mare di Ross? Ah? Mar Rosso? Mare il di... mare di Ross. Kim Ross Stewart. Stewart. Sì, è americano. È la tua risposta? No. Ross. Sto pensando dove si parla inglese. Allora, in Europa sicuramente non è. Ok, quindi questo. In io chiedo scusa. Ma evidentemente rispondere... ho sbagliato qualcosa negli ultimi anni nel processo di recruitment. Devo rispondere. Ma con una nazione. Cioè, ho un continente. Non ho capito, scusa. Continente. Continente, ok. Europa. Antartide. Ok. Emanuele, la tua domanda è: quali furono i tre paesi non invitati alle Olimpiadi del 48? Attenzione a quello che dici, che ci possono bannare. I tre paesi non invitati alle Olimpiadi del 48. Germania, Stati Uniti, Unione Sovietica. Ne hai preso uno, che è la Germania. La Germania. Gli altri sono l'Italia e il Giappone. Perché, esatto. Sì. Quindi, avendo sbagliato entrambi, L'alleanza. Esatto. E avendo entrambi una domanda bonus da spendere, vi tocca la domanda bonus. Ah, ecco perché. No. Antonio, vai. Sei di Zelda, io non so un cazzo. Te stai sperando nella colonna sonora? No, ma nemmeno questa conosco. Che tra l'altro mi sembra sia di Zelda. È sicuro. No, è di Pokémon. Ah, è ok, non conosco. È Lega Pokémon di Sinnoh. Sì, no. Penso sia la Lega Pokémon. Sì, è di Sinnoh, sì, bravo. Sì. Però non era questa la domanda. Peccato. Peccato non era questa la domanda. Parliamo di Zelda. Ok. Per tutti e due. Così tanto non si vede un cazzo entrambi. Anzi, la domanda è la stessa per entrambi. Ok. Ah. E prendete un... Ce l'avete un foglio, un cartoncino, no, qualcosa? Un telefono, cioè, sul quale no, prendere le note? Carica pure il mio C'è un foglio con una penna. Ah, ok, allora si può spezzare in due il foglio? Tanto bastano due foglietti.
Va benissimo. Sono quelli utilizzati l'ultima volta, è perfetto. Okay. Era sì la domanda, era la domanda dell'ultima domanda bonus al quale siamo arrivati. Ok, come ok. Fine. La domanda è: quali sono? Ok. Elencatemi più razze di popoli che vi vengono a mente. Presenti in The Legend of Zelda Breath of the Wild / Tears of the Kingdom. Mi porto avanti con dirvi che umani non c'è. Okay. Gli umani hanno un nome, dovete chiamarli umani. Dovete chiamarli razze di popoli. Ci sono in, nella serie di Zelda, ci sono diversi popoli che popolano la terra di Hyrule. E ogni popolo ha senza guardare il telefono, per favore. No, scrivo sulle note. Poi ah, è finito. Ho la mia risposta. Ma io proverei a scrivere più razze che vi vengono in mente. Cioè, hai fatto subito. Esatto. Hai fatto subito. Il problema che io non conosco. Allora, vabbè, la risposta è di un massimo di 6. Ok. Cioè, vabbè, scrivine qualcosa. Contando sì. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, le razze ufficiali di popoli sono 7. Ok. Adesso verrò a cercare cosa c'è sullo schermo sì, di no, sto controllo. Controlla. Non so se mi fido di Camille. Sulle note. Ok. Non copiare. No, sì, l'ha visto così. Ad avere questa capacità. Allora, chi c'è poi? Vado a fare due passi. Okay. No. Non mi guardare che mi vedo agitazione. Ah, cioè, no, vabbè, ma come l'hai scritto? Eh? Che ci sarà bisogno di un'altra domanda bonus. Però è letto, è carino questo. Cosa? Sì, sì, carino. Dai, scrivi. Mi viene da ridere da solo. Sto facendo in mente un locale. Ne manca uno. Vi do 20 secondi. Devo chiudere col botto, quell'ultimo. Ma scusa, pensa che ne so, anche se puoi leggere tutti ad alta voce. Stavo pensando. Uno non crede di potere. Oh, due, penso. No. Ragni, lo posso dire. Perché lo puoi dire? Ragni posso. Ah, puoi. Però questi due. Ah, non l'avevo letto. Oh, questo. Ah. Anche Antonio ne ha messi 6. Io ho tolto fatine. O lo potevo lasciare. Allora. Allora dai Antonio, leggili. Hai detto che gli umani non si chiamano umani. Umani non si chiamano umani. Posso che allora mangio pensate che ho Allora i golem ci sono. Ok, questo mi ricordavo. L'unica cosa che si che in realtà si chiamano Goron, quelli a cui riferivi te, ma Golem, esiste Golem. Tra l'altro di Tears of the Kingdom esiste un popolo che si chiama Golem. Ok. Linchiani non esistono. Rureliani non esistono. Questi due non esistono. No, esistono. Ragni non esistono. Uno. Io ho messo i giganti. Non esistono. I nani. Si chiamano Minish. Però quindi nani va bene uguale. Non va bene. I golem. Come Antonio. Gli gnomi. Sempre Minish sono. Le fatine. Si chiamano fate radiose. Mi dispiace, vabbè, sono dai. Enormi. I mangiapelle. Voi che giochi avete giocato esattamente? Mangiapelle mi sa uno di no. Harry Potter. Harry Potter mi sanno i disegnatori tipo esatto. Cioè. I mangiapelle.
No, solo Golem entrambi. I popoli principali sono, per vostra informazione, zona Uma, sono delle leggende, quindi non buoni, ma non li avrei contati. Goron di roccia, gli Zora di acqua, gli Ilia che sono gli umani, i Rito che sono i volatili e le Gerudo, popolo di principalmente donne guerriere. A questi si potevano aggiungere i Kokiri, che sono dei personaggi da bosco, i Golem, che sono le creature degli Zonau, e basta, alla fine sono questi. I ragni no. Sono ancora pari. Siete ancora pari, quindi andremo ad oltranza con i cartoncini. Quindi, questo rigore come funziona? Ho un cartoncino a testa, partendo dalla domanda di geografia. Farò la domanda di geografia a entrambi. Se indovinate entrambi, si passa a quella dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Antonio, quale sistema montuoso di 440.000 chilometri quadri si estende dalla Russia fino alla Turchia e all'Iran? Dio. E io questa la so. E io pure, però sarebbe grave non saperla. Forse sì. Catena montuosa. Sì. Sistema montuoso, per la precisione. Non mi viene proprio. Cioè lo so che dovrei saperlo. Io inconsciamente lo so, ecco. Appena lo dice, ah, ecco. vabbè, non mi viene. Prova la prima cosa che ti viene. Pirenei, che sono in Spagna. Il Caucaso. Caucaso, ecco, grazie. Emanuele, match point. A quali animali devono il proprio nome le Isole Canarie? Ai canarini. Ai cani. Veramente? Davvero? Io avrei detto pure canarini. Cioè... Andiamo avanti. Okay. Spettacolo, Antonio. Come si chiamavano le due bande rivali di West Side Story? Allora, non ho visto, perché odio i musical. E quindi direi West e East and Side. Gli Sharks e i Jets. Antonio, Emanuele, secondo match point. Quale notte è stato un film dei fratelli Taviani? Si mette ansia questa canzone. Notte al singolare o al plurale? Notte, quale notte? Confermo che è una notte. La notte... dei Girondini. La notte di San Lorenzo. Antonio, sei ancora vivo. Come si chiamava lo yacht di Aristotele Onassis? Storia. L'Onassis. Il Cristina. Ok. Vabbè, sì, facciamo, perché sono domande del calcio, nel senso. Sì, bannano se non trovo una canzone. Che se non copia. Come morì Lorenz d'Arabia? Ucciso in un banalissimo incidente stradale. C'è scritto banale anche sul cartoncino. Morto ammazzato. Come si chiama la dama dei pensieri di Don Chisciotte, caro Antonio? Sono stanco. Sto pensando alla canzone di Guccini ora. Laura Dulcinea. Dulcinea, è vero, Dulcinea. Dice. Oh mia Dulcinea. Dulcinea. Chi è il creatore di Corto Maltese? Frank Capra. Hugo Pratt. Chi ha fondato la psicoanalisi? Freud. E vabbè.
risposta esatta, puoi pareggiare se indovini cosa significa la sigla C e C A. La cieca, considera che siamo negli anni Ottanta. Sì. Boh. Comitato europeo di qualcosa. La comunità europea del carbone e dell'acciaio. Ah, vero, era vero. Signore e signori, Antonio! Bravo. Senise porta a casa il terzo round di Eco Pursuit dopo una guerra infinita, leggendaria, estenuante, 1:33 per portare a casa un risultato che sembrava in cassaforte a 20 minuti dalla fine. Poi il blocco, il declino, i due concorrenti, avversari che lo riprendono a parità di lauree, un turno imbarazzante di spareggio e poi la porta a casa ai rigori finali, diciamo, finendo quasi un cartoncino. Io non vinco senza soffrire. Esatto. Anche se sono abituato a perdere le finali. E preparati, perché non vincerai nemmeno la finale. Esatto, essendo Juventino. Quindi ringrazio chi mi ha sostenuto, ringrazio Pietro, ringrazio Sai Che Schifo, un bacio. Ringrazio a noi che siamo stati scarsissimi. Ringrazio Camilla, ringrazio anche se ha aiutato. Camilla non mi ha sostenuto, quindi no, ricorderò vero. Questo quando riprenderemo. Mi passi il dado, per favore. No, io sostengo Cinenco. Io vi ringrazio tutti e tre per aver partecipato a una puntata di Eco Pursuit, oserei dire scoppiettante. Ma chi saranno i finalisti? Io non so, manco chi ha vinto. Per ora siete te, Mirko e Walter. Matteo è uscito fuori. Non ha partecipato. Signore e signori, vi faremo sapere se il 27 maggio ci sarà l'ultimo turno di qualificazione. Se no, ci vediamo direttamente in finale con questi tre nomi che ho annunciato per ora nel grand finale di Eco Pursuit. Vediamo se ci sarà un ultimo finalista o meno. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie. Vi ricordo che la prossima settimana ci saranno programmi, tanti programmi. Non noi, ma io sì. Finalmente recensirò Zelda. Ci faremo giocando in live, ci faremo un'ora e mezzo in cui andremo a vedere tutte le caratteristiche di questo gioco, che è infinito. E tutte le razze. E tutte le razze. Bene. Io vi ringrazio. Ci dovrebbe essere anche tempo di musica. C'è tempo di musica. Prossima settimana c'è anche tempo di musica. Alle 19. Andate a insultare Emanuele per non aver risposto correttamente a nessuna domanda. Grazie a te, Pietro. Grazie. Vi ringrazio di averci seguiti. Voi pubblico, ci vediamo sui social di Radio Eco, che sono Radio Eco _ Unip per Telegram e Instagram, Radio Eco Unip in caps lock per YouTube, e il nostro fantomatico, oltre che fantastico, sito radio-eco.it, dove vedrete tutti gli aggiornamenti di quello che facciamo. Vi ringrazio ancora per averci seguiti. Ringrazio gli ammirevoli concorrenti speaker di Eco Pursuit. Ci vediamo su questo canale molto presto. Ciao. Ciao. Ciao.